Un'amica dall'incredibile faccia tosta che si qualificò come cugina, convincendo tutti. Entrammo dall'accesso laterale, lei sicurissima. Io invece mi sentivo come la ragazza dei gangster nella scena del ristorante del film Quei bravi ragazzi. Sono passati molti anni da allora e mentre parliamo, Sorbillo si è guadagnato l'attenzione del New York Times per aver introdotto l'ananas fra gli ingredienti della pizza, rischiando grosso perché qui sull'argomento nessuno è disposto a scherzare. Gino, parliamo di questo ananas, questo, cioè, affrontiamo anche il tema, oltre ovviamente io avrei tantissime domande da farti. Partiamo un attimo dall'ananas e abbiamo... Ma l'ananas, buonasera a tutti, innanzitutto e grazie per l'invito. L'ananas è soltanto l'ultimo, anzi forse il penultimo, perché poi arrivava un altro frutto. L'ultima, diciamo, provocazione, però ragionata, perché poi non è soltanto prendere appunto l'ananas e metterlo lì e pretendere di aver inventato qualcosa. Anche perché poi le vendo queste pizze, le riordino, sono rientrato stamattina a Milano e ieri più persone nei pressi del Duomo di Milano non erano straniere, erano anche milanesi, calabresi, pugliesi, perché lì poi c'era una grande comunità, così la prendevano, la ordinavano, la mangiavano. E io sono sempre stato così, io sono diventato nel tempo, diciamo, un poco comunicatore a modo mio sempre, perché non ho uffici stampa, non ho chi mi dice le cose, tanto è vero, sbaglio in continuazione e mi piace sbagliare. Perché all'inizio, 30 anni fa, nel 95, perché io sono più grande di lui, ho 50 anni, e nella metà degli anni 90 sono cresciuto da bambino, perché mio padre mi disse, dopo le scuole medie all'ITC Armando Diaz e arrivai lì proprio nell'87, perché avevo fatto la Pemina, e mi feci quindi gli ultimi anni 80 via dei tribunali. Come dicevi poco fa, che è una strada strettamente legata e collegata a Forcella, anche purtroppo per fenomeni e casi di, diciamo, come si dice, di malavita, camorra, spaccio, cioè fuori da me c'erano tre basi di spaccio di Forcella, diciamo, pure alla pizzeria. E quando passava la volante loro se ne scappavano e si nascondevano anche in pizzeria fingendo che dovevano ordinare qualcosa. Quindi voglio dire, non erano bei tempi, voglio dire, mio padre spesso mi dava le chiavi del motorino quando non avevo 14 anni, quasi l'età di mio figlio, vabbè, lui più piccolo, e mi diceva, vattene papà, vattene, fuitene, diceva papà, la gente, vattene quattro palazzi, vattene a mezzo un po' turno, perché si rendeva conto da padre che l'aria, diciamo, in quel momento era diventata pesante. Vabbè, io poi non mi voglio dire, fare cose. Cioè, bello ascoltarti. E quindi lui pensava, da padre, come farei pure io con mio figlio, se magari succede qualcosa, almeno un creatore non c'è stato, diciamo. E quindi me ne andavo, però questo dispiacere e dolore che poi mio padre e mia zia restavano lì e poteva succedere qualsiasi cosa, cosa che per fortuna non... Quindi io praticamente, quando poi... Io osservavo tutto questo, io ero un ragazzetto sognatore, lo sono ancora, avevo la testa del mio mondo, che notavo questi pregiudicati che venivano, che stavano lì fuori, che venivano intanto a fare la pizza, che quasi sempre non pagavano, che erano rivestiti d'oro, che avevano, parlavano solo di cose pesanti, diciamo. E tra me, diciamo, me li studiavo e cercavo di capire la loro psicologia, come poterli domani eventualmente con una piccola bottiglia di pizza, cosa che ho fatto poi ingrandendola man mano, diciamo combattere, contrastare. E niente, appena dopo quel periodo mi diplomai, andai un anno nell'arma dei carabinieri a Roma, nel nucleo scorte subito. E anche quella fu un'esperienza bella. Io praticamente, forse tu non lo sai, questo piccolo spaccato. L'anno scorso alla RAI trasmisero, cioè andò in onda un programma dove si parlava degli ex carabinieri che poi avevano fatto altro nella vita. C'ero come Petrosino in ogni menestra, c'ero io, c'era Piraccioni, c'era Paolo Barilla della Pasca, c'erano. E io quindi cosa facevo? Feci già dall'inizio, andavo in divisa, fuori dove c'erano le basi spaccio per la pizza, in divisa a trovare mio padre e mia zia. E quindi per i ragazzi lì fuori dell'epoca era strano, era quasi impensabile che un figlio di tribunale potesse passare dall'altra parte ed essere addirittura a botte in borghese. Mi fermavano la polizia quando mio padre mi diceva cosa passa nel mio palazzo, non gli davo una mano.
aprivo il palazzetto dove adesso l'ufficio, mi trovavo gli agenti in borghese che mi fermavano il documento, e no, io sono un carabiniere che cerca, è mio padre, mia zia, cioè veramente era una... Questa esperienza e poi la determinazione che ho avuto mi ha portato poi ad essere all'inizio, e poi lo sono diventato nel mio mondo della pizza, un comunicatore per necessità, perché io capii che dovevo far capire agli eventuali malintenzionati che qualsiasi cosa mi poteva capitare, mi potesse capitare, lo facevo sapere. Quindi io poi sono diventato un comunicatore, diciamo, della pizza, del mio lavoro, ma all'inizio per la mia è stata una necessità di dire, di far capire tranquillamente che non mi sarei detto nulla, perché lì tanti di loro ancora oggi purtroppo sono avvicinati, sono minacciati, e spesso non lo dicono, pagano o vanno via, danno chiave dei locali, cioè ci sono tante forme di malavita, di...